Quando gente ce n'è, tutti presi bene, vedi, a me piace così, quando c'è la massi, ne capisce, risponde a Lexi, senti le passi, massive, a far dare gaglia se ti piace, stati fa male, tanti tanti ti voglio, tanti tanti quando Lexi sono al caso, vediti. L'attività nei mercati sta andando bene, siamo già partiti alla grande. A far dare gaglia se ti piace, stati. Il nostro obiettivo è creare situazioni di aggregazione positive intorno ai mercati comunali del Gallaratese, che secondo noi sono una risorsa da valorizzare. In particolare noi siamo l'area ludica che si chiama SPLUF, spazio pedagogico ludico formativo. Lavoriamo con il gioco. Bene, chi ha capito alzi la mano. Oggi Gallab ha portato un laboratorio di legno in cui faremo fare praticamente delle tavolette da portare a casa con una sorta di incisione. Praticamente i bimbi daranno il colore, levigheranno il legno e poi io con una penna speciale gli levigherò il loro disegno sopra il legno e lo finiranno di decorare, potranno portarlo con loro a casa. I laboratori di vario tipo, balli, danze, per coinvolgere le persone in maniera attiva, che sono le persone, gli abitanti del quartiere che in realtà fanno le feste, noi semplicemente allestiamo la base. Fammi un bel sorriso e dai, levati quel broncio che hai, non c'è tempo per pensare ai momenti tristi, ad ogni giro su una giostra, di ogni giro cosa resterà? Chissà chi fino in fondo arriverà e come Rino chi vivrà. Ci sono cose che sai non passeranno mai come quei giorni insieme a te, e verrà il giorno poi in cui rimpiangerai quei momenti fra me e te. Perché sta vita è una giostra, c'è chi si mette in mostra, chi resta nel buio, chi prosegue senza sosta, c'è chi fa la fila, chi fa quella più corta, chi si fa più giri, chi resta sulla porta, chi ha troppa paura e sto peso non lo sopporta, perché non ha la forza per reggere sta batosta e ti lascia un po' così con l'amaro in bocca, solo su sta giostra. Abbiamo sfamato dei poveri ragazzi che hanno lavorato al freddo con delle orecchiette alla cima di rappa, pasta e ceci e poi una lasagna calda, e poi dopo mangeranno tutte le pizzette che faccio io. Stiamo facendo un laboratorio di carnevale con materiale di riciclo, facciamo delle maschere con i cartoncini di riciclo avanzati da altri lavoretti e con le carte che si possono trovare a casa. E voi siete? 018, siamo un'associazione di promozione sociale che si occupa di servizi alla famiglia e ai minori. Allora, Stare al Galla è nato 2 anni fa circa, quindi un gruppo di ragazzi che si ritrovano e si dicono nel nostro tempo libero cosa possiamo fare, e abbiamo deciso di fare qualcosa per il quartiere. Anche un'altra associazione sportiva, un'associazione sportiva dilettantistica che si chiama Partizan Bonola, che attualmente è una squadra di calcio che milita nel campionato WISP, ma con loro si vuole iniziare anche a creare proprio una vera e propria scuola calcio di quartiere. Allora, voi di solito a metà cosa fate? Noi abbiamo uno spazio qua in via Alex Visconti, si chiama Spazio Visconti, e facciamo delle attività pomeridiane per bimbi e famiglie del quartiere. Buongiorno, oggi farò un'intervista a mia mamma. Mamma, ti è piaciuto questo gioco? Sì, mi piace, amore. Ti sei divertita? E lo sai che è importante avere memoria, altrimenti ci dimenticheremmo della storia. Chi c'è stato prima, chi verrà ancora, insieme a noi, sopra sta giostra. Fammi un bel sorriso e dai, levati quel broncio che hai, non c'è tempo per pensare ai momenti tristi, ad ogni giro su una giostra, di ogni giro cosa resterà, chi
chissà chi fino in fondo arriverà. E come Rino chi vivrà. E non c'è cura per questa condizione, che può solo passare con l'amore delle persone. La cronaca nera e le altre paranoie le lascio ai giornali e dentro la televisione. Ed anche se ciò che ti circonda cerca di influenzarti, tu non seguire l'onda. Oggi sta vita è una lotta continua, chi si ferma è spacciato, tu cammina e cammina. Fate qua? Delle correzioni digitali su delle cartoline per personalizzarle e fare vedere che cosa facciamo. Ma c'è la possibilità anche di vedere vetrata artistica, illustrazione, illustrazione fantasy, incisione, mosaico. Siamo qua con un altro protagonista, un'altra realtà protagonista di questa bellissima festa in Calaro. Che adesso ce la facciamo raccontare dal direttore in persona, cioè il direttore di Super, una scuola molto speciale. La scuola di Castello ha materie che sono molto antiche e molto, molto moderne. Per cui noi abbiamo da un lato cose di incisione, che è una cosa che ci riporta Leonardo da Vinci 500 anni fa, ma che poi si arriva fino al fumetto, al cosplay, ai giochi da tavolo. Qui facciamo delle lezioni veloci di ritratto. Qua facciamo delle piccole legaturine. Qui adesso sto facendo un po' di illustrazione fantasy, quindi tipo un nano a cavallo di un drago. Qui in questo stand io proverò a fare una piccola lampada come dimostrazione, perché la scuola del castello ha anche un corso di vetrata e quindi di lavorazione del vetro. Anche se non hai nemmeno la strada per camminare, soldi, lavoro, moglie o casa al mare, villa in montagna non ti devi preoccupare, basta la tua dignità e la voglia di fare. Fammi un bel sorriso e dai, levati quel broncio che hai, non c'è tempo per pensare ai momenti tristi. Ad ogni giro su una giostra, di ogni giro cosa resterà, chissà chi fino in fondo arriverà. E come Rino chi vivrà vedrà. If you love your life, if you love your life, if you love your life, say whoa. If you love your life, if you love your life, if you love your life, e come